Ragazzi, ben ritrovati qua sul blog del vignaiolo per questo nuovissimo video dedicato al format più amato, cioè Adeno Degusta. Oggi andremo a degustare un vino rosso siciliano molto particolare. Come vedete alle mie spalle, la nostra parete si è arricchita con alcuni elementi importanti, come per esempio la guida Slow Wine che trovate qui in questa posizione. Non ci resta che iniziare e presentare il protagonista di oggi. Il protagonista di oggi è questo rosso siciliano. Siamo di fronte a una denominazione Sicilia DOC e in questione abbiamo il Sedara 2019 della Cantina Donna Fugata. In modo particolare, diciamo, questo vino rosso è un blend di nero d'Avola prevalentemente, seguito da Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah. La produzione di questo vino è collocata nella tenuta di Contessa Entellina e nei territori vicino, circostanti, e siamo in una zona della Sicilia occidentale, diciamo sud-occidentale. Il clima è tendenzialmente mite, siamo intorno ai 200-400 metri sul livello del mare, in una zona molto collinare, e diciamo che abbiamo dei suoli franco-sabbiosi. In modo particolare l'allevamento che viene utilizzato, quindi la coltivazione delle viti, praticamente è a cordone speronato, quindi si fa ovviamente una potatura invernale lasciando principalmente, come si vede in queste immagini, il cordone con al di sopra diciamo da 6 a 10 gemme per pianta. La densità, diciamo, di impianto, quindi il numero di piante per ettaro, è di circa 4.500-6.000 piante per ettaro. Una notazione riguardante principalmente l'annata 2019 è stata un'annata meno piovosa rispetto alle precedenti e le piogge si sono maggiormente concentrate nel periodo invernale primavera, quindi inizio primavera. Abbiamo avuto un'estate abbastanza calda, questo è asciutta, e questo ci ha permesso di ottenere delle viti ovviamente sane e come descritto dall'azienda, dove nella scheda appunto tecnica che vi lascerò qua in descrizione, dei vini abbastanza eleganti con un tannino molto fine. Una precisazione doverosa prima di passare all'assaggio di questo vino riguarda proprio la cantina, che è inserita nella guida Slow Wine 2022. Siamo in modo particolare nel territorio di Marsala, nel comune di Marsala, e proprio qui, come vedete alla pagina 1017, abbiamo la cantina Donna Fugata. Leggo alcune righe: è un'azienda che non si ferma ma continua a essere fucina di idee e iniziative. Le cinque realtà di Marsala, Acate, Pantelleria, Contessa Entellina, che abbiamo qua davanti, e Randazzo, oltre che proporre vini molto interessanti, organizzano le ormai collaudate degustazioni, visite in cantina e tour tra le vigne. I fratelli Giuseppe e Antonio Rallo guidano questa realtà con obiettivi comuni. E abbiamo sostanzialmente all'interno della guida Slow Wine, in particolare il vino Vittoria Frappato Bellassai 2019, il passito di Pantelleria Ben Rey 2018, molto interessante e abbastanza noto e conosciuto, il Sicilia Contessa Entellina Chardonnay
il Nero d'Avola e il Cerosoro di Vittoria Flora Mundi. In modo particolare la cantina Donna Fugata si è contraddistinta in questi anni anche per alcune collaborazioni importanti, come per esempio il marchio Dolce e Gabbana, producendo alcuni vini proprio legati al territorio in edizione limitata appunto con Dolce e Gabbana. Anche il tovagliolo, e quindi la prima analisi che facciamo è appunto l'analisi dedicata al colore. Già vediamo che è un colore abbastanza intenso, con riflessi violacei, diciamo, quindi è un, secondo me, un colore rosso porpora abbastanza intenso. Ed è un colore, secondo me, tipico di vini con un territorio, con un terreno franco argilloso, come dicevamo, ma comunque in questo caso abbiamo un blend, un insieme di più vitigni a bacca rossa che compongono un vino che, secondo me, è perfetto da bere subito, è perfetto da bere magari con qualche secondo, con della selvaggina, e non è propriamente un vino che può invecchiare col tempo, che può dare delle, può esprimere delle caratteristiche superiori, delle caratteristiche migliori nel tempo. Secondo me esprime già ad oggi il suo potenziale a tutti gli effetti. Con questo passiamo all'analisi olfattiva e all'analisi gustativa. Abbiamo degli aromi tendenti ai frutti rossi, principalmente, secondo me, una nota di fragola abbastanza, diciamo, insistente da questo punto di vista, assaggiandolo per la prima volta, quindi assaporandolo per la prima volta. Però posso dire che la nota speziata, la parte speziata è lieve, è fine, non si sente sostanzialmente. Cioè questo sentore proprio di frutta, di frutti rossi, appunto, ripeto, a mio avviso maggiormente fragola, che avvolge ed è accompagnato anche da una nota speziata, ma proprio lieve, quasi inesistente, ovviamente un po' in equilibrio, ma lieve appunto, quindi c'è questa prevalenza di frutto che lo rende un vino al naso molto piacevole. In bocca io percepisco un vino molto equilibrato, con una leggera, quasi impercettibile nota tannica. Quindi non c'è un tannino predominante, non si sente neanche questa nota, diciamo, astringente, questa nota amara che dà appunto il tannino. Quindi mi fa pensare a un vino invece un po' più equilibrato, un vino ovviamente in cui prevale un po' più di acidità rispetto alla dolcezza, rispetto a appunto a questi aromi di fragola, la dolcezza, diciamo, che posso riscontrare negli aromi, nell'olfatto. Abbiamo questa nota di acidità che avvolge completamente la bocca,
e lo rende poi in equilibrio, lo mantiene poi in equilibrio con la dolcezza. Però davvero un vino molto equilibrato, adatto sicuramente ad essere bevuto subito, adatto sicuramente ad una mangiata in compagnia, ad una cena, ad un pranzo tra amici, ma anche un vino informale, un vino da tutti i giorni, quindi non un vino importante, magari con un'importante struttura, con delle caratteristiche, degli aromi particolari. Un vino equilibrato, adatto a tutti, da bere così in scioltezza, in libertà, quando ci vogliamo fare magari un calice così tra un pasto e l'altro, o magari una sera davanti al camino, davanti alla televisione. Devo dire che secondo me questo vino è apprezzabilissimo, un vino che io apprezzo. Ricordo che è un blend, quindi abbiamo all'interno diversi vitigni che hanno diverse caratteristiche, ovviamente tutte diverse tra di loro, e quindi ogni singolo vitigno dà una caratteristica particolare a questo vino, che messi insieme ci permettono di ottenere un vino equilibrato, un vino informale, come dicevo, un vino giovane, adatto a tutto pasto, adatto alla quotidianità sostanzialmente, che è comunque un vino strutturato, ma la sua struttura, questa corposità non si sente, è un vino proprio molto leggero, molto quotidiano, se vogliamo dargli proprio un aggettivo e renderlo, diciamo, personificare questo vino. Quindi questo vino è quotidiano, un vino dedicato, diciamo, alla quotidianità, alla vita quotidiana. Bene amici, io vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo primo episodio del 2022 di Enodegusta vi sia piaciuto. Ovviamente non l'ho detto all'inizio, ma questo episodio è stato registrato con la macchina fotografica che avete visto nelle storie di qualche settimana fa. Continuerò a portare dei contenuti utilizzando ovviamente questa macchina. Datemi un feedback, cioè scrivete magari nei commenti se questo video vi è piaciuto, mettete appunto un mi piace se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non l'aveste ancora fatto. Ovviamente io vi ringrazio e ringrazio tutti quelli che mi seguono e che mi seguiranno magari in futuro, sia qui su YouTube ma anche su Instagram. E ovviamente in descrizione trovate il link alla scheda tecnica di questo vino, trovate poi il link alla pagina Instagram e il link alla pagina web, su cui poi arriveranno nelle prossime settimane anche delle novità proprio dedicate a questa pagina. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi aspetto ad un prossimo video. Ciao!